Tutto questo è caduto dal buio, vedete la piazza è illuminata, ma il lungomare è al buio completo. Grazie Sandro Veronesi, e viva la France! Anche da Rippo Porticoso, guardate, musica, perché la musica che potete anche le luci sono spente, no? Sandro. Beh sì, insomma, poi in realtà, non piove, non fa acqua, è una bella, oggi è stata una bella giornata. È una caratteristica della il lungomare di Gaeta. Io sono cresciuto più, prima e più con la musica che con la letteratura quando ero ragazzo, e quindi questa me la ritrovo quando scrivo, se c'è in me che scrivo c'è senz'altro di legge. E allora andiamo ancora negli anni 70 per salutarci, Sandro, con un grande, un po' sfortunato, però tutto il lungomare è spento. Meno male che ci sono i fari delle macchine che fanno un po' di luce. Noi arriviamo fin qui a Marellarchi e ce ne torniamo, che è tardi, e andiamo a dormire. Magari che arrivava dalla Gran Bretagna. Io so solo che ho letto le prime canzoni di Gran Parte. C'è una petroliera che sta scaricando. Mantro, che all'epoca era lo sceneggiatore, che recitava continuamente. Mi sono incuriosito, ho ascoltato il Grant Parker, è stato uno capace di scrivere canzoni dove c'è il reggae, dove c'è il pop e il rock, e che aveva una voce formidabile, una voce che ha ancora conservato. Io ringrazio molto Sandro per essere stato con noi, Sandro Veronesi, per errare con un piano. Ma c'è un distributore. Ringrazio te, e non c'è, diciamo, persona migliore a cui fare spazio levandomi di torno che Grant Parker. Adesso vado in macchina e mi sento il resto della trasmissione. Grazie. Un giovane nervoso, è tutto spento, che canta per esempio della fascinazione del hit in Harlem. Quella è la tristina, ma è lungomare, è tutto spento. L'efficienza dell'amministrazione comunale di Gaeta.